Buongiorno ragazzi e benvenuti. In questo video, che è il primo di una serie, ci occuperemo del periodo ipotetico del primo tipo in greco, cosiddetto periodo ipotetico della realtà. Prima di iniziare, rivediamo un attimo quella che è la definizione di periodo ipotetico. Cos'è un periodo ipotetico? Un periodo ipotetico è un insieme di due proposizioni. Una è subordinata, tecnicamente si chiama protasi, è la frase con il se. Introduce un'ipotesi. La reggente, che tecnicamente si chiama apodosi, è la conseguenza dell'ipotesi. Ricordatevi questa struttura per ricordarvi come funziona un periodo ipotetico, questa formuletta. Se protasi, allora apodosi. Quanti tipi di periodo ipotetico esistono in greco? In greco ne esistono ben quattro tipi, mentre in italiano e in latino ne esistono tre. Il primo tipo è il cosiddetto periodo ipotetico della realtà. Protasi e apodosi sono date entrambe come reali, sono due fatti incontrovertibili. Se la vedete così, non abbiamo più nulla da dirci. Anche l'ipotesi è assolutamente reale, è evidente che la vedete così. È quel tipo di periodo ipotetico che potremmo rendere quasi anche con una causale. Dato che la vedete così, allora non abbiamo più nulla da dirci. Il secondo tipo di periodo ipotetico è il periodo ipotetico della eventualità. La protasi è possibile, non è certa. Se però la protasi si verifica, allora l'apodosi è una conseguenza certa. Pensate a questo esempio. Se esco in inverno senza cappotto, prendo freddo. Non è detto che io esca in inverno senza cappotto, posso farlo, ma non è detto che io lo faccia. Se però lo faccio, allora è ovvio, incontrovertibile che prenderò sicuramente freddo. Il periodo ipotetico del terzo tipo è il periodo ipotetico della possibilità. La protasi e l'apodosi sono date entrambe come possibili. La protasi potrebbe succedere, ma non è detto che succeda. Se succede la protasi, allora l'apodosi potrebbe succedere o non succedere. Guardate l'esempio. Se uscissi in inverno senza cappotto, potrei farlo, ma non è detto che lo faccia. Potrei ammalarmi. Non è certo che se io esco in inverno senza cappotto mi ammalo, no? Magari ho un sistema immunitario forte e non mi ammalo, ma potrebbe succedermi. Secondo e terzo tipo, nella traduzione italiana, sono molto molto simili spesso, così come a volte primo, secondo tipo. Tante volte tenete conto che la traduzione del periodo ipotetico, siccome in italiano non abbiamo l'ottativo che invece i greci avevano, e siccome in italiano usiamo i tempi storici dei verbi in modo diverso da come vedremo li usavano i greci, in italiano tendenzialmente usiamo il periodo ipotetico in modo un pochino diverso, per cui a volte per noi è più questione di capire il tipo di periodo ipotetico per capire qual è il messaggio che chi parla o chi scrive vuole mandarci, che non questione di capirlo perché per ogni tipo di periodo ipotetico c'è una resa italiana matematicamente giusta. Il quarto e ultimo tipo di periodo ipotetico in greco è il periodo ipotetico della irrealtà. La protasi e l'apodosi sono entrambe date come impossibili, o perché sono cose proprio fisicamente impossibili, o perché riguardano il passato che però ormai si è svolto come si è svolto. Se 20 anni fa avessi scelto ingegneria, oggi non sarei la vostra insegnante di greco, ma 20 anni fa ho scelto di fare lettere antiche e oggi sono qui con voi e sono la vostra insegnante di greco. Detto questo, come funziona il periodo ipotetico del primo tipo, quello della realtà? Nella protasi, quindi nella frase con il se, abbiamo ei con l'indicativo. La negazione è me, se devo negare la protesi, la protasi, se devo dire se non. Invece, nella podosi, possiamo avere l'indicativo con la negazione u, l'imperativo con la negazione me, o in genere qualsiasi altro modo, qualsiasi altro tipo di verbo si possa trovare nelle principali. Perché con l'indicativo a negazione u, con l'imperativo a negazione me, nella protasi la negazione è me? Perché ricordatevi sempre che me è una negazione più soggettiva di u. La usiamo nelle ipotesi, nelle protasi,
La usiamo nelle conseguenze con imperativo, perché se ci pensate, gli ordini sono qualcosa di voluto dal soggetto, ma non ancora di realizzato, non ancora del tutto oggettivo. Vediamo un esempio di questo periodo ipotetico del primo tipo: Eis thesauron eis upto hosei, cioè se hai, se possiedi un tesoro, eis indicativo del verbo eho, upto hos ei, ei indicativo del verbo imi, non sei. Povero, assolutamente, è una certezza. Il fatto che stiamo usando un periodo ipotetico del primo tipo pone come dato incontrovertibile anche l'ipotesi: l'interlocutore possiede davvero il tesoro. Immaginatevi una situazione di dialogo nella quale una persona si è lamentata di non avere soldi e poi 3 frasi dopo mi ha detto di aver trovato un tesoro. E allora io gli rispondo: beh, no, ei thesauron eis upto hosei. Se possiedi un tesoro, non sei mica povero, visto che possiedi un tesoro, non sei affatto povero. Spero che il video abbia risposto a qualche dubbio, abbia chiarito qualche incertezza. Lasciatemi un feedback nei commenti o con il canale che preferite. E se è tutto chiaro, passate pure al prossimo video, periodo ipotetico del secondo tipo.